in questo processo e deve rispondere del delitto di omicidio, duplice omicidio nei confronti dei fratelli Puccio, Vincenzo e Pietro. E lei è imputato quale mandante di questi due omicidi, avvenuto uno, quello di Vincenzo, all'interno della casa circondariale di Palermo, l'altro, quello l'omicidio di Puccio Pietro, fratello di Vincenzo, avvenuto presso il cimitero dei Rotoli nella stessa mattinata. Lei, l'udienza, la prima udienza in cui è stato presente, alla prima udienza ha chiesto di essere sottoposta ad esame. Esame cioè significa essere sentito. Ora, per legge, io le devo chiedere nuovamente, lei vuole essere sottoposto ad esame? Sì. Cioè vuole essere sentito? Sì. Allora, avvertito della facoltà che ha di essere sottoposto o meno ad esame, lo stesso risponde, intendo essere sottoposto ad esame. Dunque, mi ascolti un attimo. A differenza del processo che abbiamo fatto due giorni addietro, e quello era con il vecchio rito e quindi le domande venivano poste direttamente dal Presidente. Questo invece è un processo che si celebra con il nuovo rito, quindi le domande vengono poste dal pubblico ministero. Lei deve rispondere alle domande che le faranno i due pubblici ministeri. Scusa, posso interrompere? Come io con questo orecchio non ci sento bene. Può essere che devo ripetere a lei. Vabbè, se la se solo per questo voleva chiarire, solo questo. Se per ripetere problema io la ripeto io. Sì, la ringrazio, mio sì. Lei comunque si tenga girato lì in modo che di questo orecchio ci sento bene. Benissimo. E purtroppo la pubblico ministero deve quindi, la posizione è questa. Scusate, lei comunque faccia una cosa, se lei guarda in faccia il pubblico ministero, loro parlano e lei può capire benissimo. Allora, pubblico ministero, a lei l'imputato. Innanzitutto vorremmo sapere se conosceva le due parti lese di questo processo, cioè Puccio Vincenzo e Puccio Pietro. No, signor pubblico ministero, io non conosco né Puccio Vincenzo né manco Puccio Pietro. Alcuni collaboratori, in particolare del Drago Giovanni, ha sostanzialmente riferito qui in Corte d'Assise che l'ordine di uccidere Puccio Vincenzo, che a quell'epoca era detenuto, venne proprio da lei personalmente nel corso di un incontro svoltosi in una villetta sita nei pressi di Villa Serena. Guarda, signor pubblico ministero, io non conosco Drago. L'altro giorno lì a Roma ho sentito Drago che per andare da Villa Serena, dove era questo appuntamento, lui dice, c'erano 500 metri e per 500 metri è stato mezz'ora di camminare. Quindi si vede che non è vero niente quello che dice Giacomo, perché 500 metri con la macchina a mezz'ora non si può stare. Comunque, Rina, lei il giorno 6 giugno scorso era sì, mi pare che c'è stata un'udienza, c'era sì, ecco, benissimo, quindi lei ha sentito anche quello che ha detto Drago ha detto pure però che per condurlo lì in quella villa è stato fatto un percorso tortuoso, è stato fatto girare un po'. Ma signor infatti... Presidente, 500 metri sono 500 metri, non si possono essere da 2000 strade, ce ne sono una, due strade in 500 metri, quindi io... Sì, Drago ha detto anche però che è finito l'incontro, al ritorno ci ha impiegato pochissimi minuti per tornare a Villa Serena. Dunque, ciò vuol dire che la distanza era molto breve e che all'andata gli avevano fatto fare dei giri tortuosi per evitare di fargli riconoscere il percorso che conduceva alla casa dove lei in quel momento stava. Questo era il senso delle parole di Drago. Ma la domanda non era questa. Io ho risposto, ma vale. Gli altri partecipanti a questo incontro di cui ha parlato Drago sono, tanto per cominciare, Mimmo Ganci. Lei l'ha mai conosciuto questo? No. Ganci Domenico? No. Uomo d'onore della famiglia della Noce, figlio di Raffaele Ganci. No, non lo conosco. E poi c'era, sempre a questa riunione, c'erano i due Graviano, Giuseppe e Benedetto.
Li ha mai conosciuti? Non conosco nessun Gaga. Poi c'era Francesco Tagliavia, che è stato arrestato qualche giorno fa, figlio del pescivendolo di Piazza Sant'Erasmo. Non lo conosco. C'era poi anche Tinnirello Renzino. Aspetti pubblicamente. Devo mettere il microfono un po' più, perché lui si gira di schiamo. Sì, forse un poco più qua. No, signorina, guarda, non deve girare. Così? Così, ecco, bene. Forse, va bene così, sì. Sì, perché alle volte mi giro. Grazie. Infine, dico, a questo incontro c'era anche Tinnirello Renzino, chiamato Uturchicetto. L'ha mai sentito nominare? No, signor Provost. Mi scusa se mi giro. Prego. Gliel'ho detto io. Poi altri partecipanti a questa riunione, tra gli altri partecipanti a questa riunione c'erano Giuseppe Lucchese, l'ha mai conosciuto? No, signor. Lucchesetto. Detto Lucchesetto. E Pietro Aglieri. Non l'ha mai conosciuto neanche questo. Non so chi. Ah, e poi Carlo Greco, questo è ancora latitante invece, come Pietro Aglieri peraltro. Anche questo non l'ho mai. No, non lo conosco. Poi c'era Salvatore Cangemi, mai l'ha mai conosciuto? Non manco il nome, no, non lo conosco. Poi c'era Nino Madonia, questo è detenuto. No, non lo conosco. Poi Angelo La Barbera, no, il cui vero nome è Michelangelo La Barbera, non l'ha mai conosciuto. E poi c'era questo discorso che Drago ci ha sintetizzato e che più o meno è, cioè il significato di questo discorso che lei avrebbe fatto a Drago è questo, cioè che innanzitutto avrebbe detto che Agostino Marino Mannoia era stato ucciso da Cosa Nostra, cioè era stato fatto sparire e quindi di lui non bisognava parlare più. E poi il motivo della sparizione del Mannoia era proprio la sua amicizia con Puccio Vincenzo. Su Puccio lei avrebbe detto: Puccio è un traditore, non voglio più sentire dire che Puccio sia un uomo d'onore, Puccio deve essere eliminato, anche perché non vuole più bene a lei, lei avrebbe detto. Di tutto questo discorso può dire nulla? Ma, signor Procuratore, questo lo dichiara, mi pare che ha detto Drago. Sì. Se il Drago io non lo conosco, non l'ho mai incontrato. Quindi, di tutti questi quindi, discorsi. Di tutte queste discorse non sono. Perché poi io leggo, mi pare, in un, dichiarazione di Marchese, che sarebbe, pare, cugino, tutto diverso di quello che dice il Drago. Ma in effetti. Questo leggo io, è proprio come ministero. Non è che sia tutto diverso, è che Marchese a quell'epoca era in carcere e racconta come l'ha vissuta lui, cioè Puccio Vincenzo. Marchese racconta una cosa che non è, che è perfettamente compatibile con quello che racconta Drago, cioè Marchese ci racconta che Drago poi portò all'interno del carcere l'ordine di uccidere Puccio Vincenzo proprio perché Puccio aveva iniziato una specie di complotto nei confronti della sua persona. Di tutto questo, ma diciamo, proprio di questo. Se io a Puccio non lo conosco, non ho mai avuto a che fare, che motivo ho io con questo Puccio? Cioè, quale motivo ho io di eliminare questo Puccio, far eliminare questo Puccio? Ma ci sono poi i compagni di cella, mi pare, che dove è successo il delitto, che possono pure dire se io ho mandato o non ho mandato. Cioè, io leggo per esempio in una dichiarazione di Giacomo, signor Procuratore, che Giacomo dice: stando nella cella con i miei cugini a Trapani ho appreso quello che è successo nella cella. Quindi cioè, può essere puro che raccontando, chiacchierando fra loro, poi questo viene fuori, essendo pentito, essendo uno collaboratore della giustizia, come lo chiamate voi altri, quindi certamente si inventa, aggrava, mette ville, mette inconce, e io questo posso dire, signor Pubblico Ministero. Va bene, io ho finito. Sì. E allora, non conosco né Drago Giovanni, e neppure conosco tutte le persone che, di cui lo stesso fatto il nome all'udienza del 6 di giugno scorso presso l'aula bunker di Roma. Per il resto si riporta alla registrazione integrale. E allora vediamo l'altro rappresentante della pubblica. Grazie, Presidente. Io vorrei un attimino che l'imputato chiarisse, visto che ha fatto cenno lui stesso,
a questi eventuali e secondo me inesistenti contrasti tra le dichiarazioni di Marchese e di Drago, posto che invece dalle trascrizioni sembra che i due collaboranti abbiano reso dichiarazioni assolutamente compatibili. Drago dice: sono stata alla riunione, ho preso l'ordine, mi è stato detto di andare dai miei cugini in carcere a portare l'ordine perché venisse eseguito, così ho fatto. Marchese nel carcere dice: ho ricevuto mio cugino che mi ha dato l'ordine e l'ho eseguito. No, signor Pubblico Ministero, Marchese dice, l'ordine è stato dato in carcere lì, mio fratello mi ha comunicato, questo Marchese dice. Signor Pubblico Ministero, mi scusa, ci sono le dichiarazioni di Marchese. Ci sono le dichiarazioni. Vabbè, quindi per lei non c'è nessun contratto. C'è, signor Presidente, queste sono le dichiarazioni. E comunque, contrasto o non contrasto, lei nega di aver avuto rapporti con Drago? Ma certo, io non ho avuto nessun rapporto con Drago. A proposito delle motivazioni che stavano dietro l'omicidio di Puccio, anzi dei fratelli Puccio, i collaboranti Marchese e Drago, e anche Mutolo, hanno parlato di un atteggiamento di disfavore di Bagarella Leo Luca nei confronti dello stesso imputato Salvatore Riina, nel senso che seppure non era ancora forte da giungere a minacciose a minacce violente, era comunque un atteggiamento molto risentito quello che Bagarella avrebbe espresso a queste persone. Lei ha avuto rapporti con Bagarella? Le risulta che Bagarella abbia avuto di che lamentarsi al suo comportamento? Ma signor Pubblico Ministero, Bagarella è mio cognato, precisiamo, è giusto. Io con Bagarella non mi vedo di circa 14 anni, quindi non so se Bagarella abbia fatto lamentere oppure no, che poi non ha nessun motivo di fare lamentere con me, perché Bagarella è stato carcerato per tanti anni, quindi... Non è proprio so per quello che aveva la lamentela da fare. Ma dico, non ha nessun motivo, però questo che lo dice Mutolo. O lo dice, ora Mutolo dice tante di quelle frandonie, tante di quelle bugiarderie che l'altro giorno io facendo il confronto lì a Roma, mi pare il 16, credo che se pigliate la registrazione potete pure vedere quanto frandonie e quanto cose dice Mutolo, perché Mutolo è un collaborante. Più che... no, guardi, lei il confronto l'ha fatto nell'ambito di altro procedimento. Però, però si può pigliare la registrazione, io ho detto quanto frandonie... Io volevo... Scusate un attimo, lasciamo stare Mutolo. Qui, in questo processo... Mutolo, no. Per ora, parliamo di come, di... Come ministero mi nomino Mutolo? No, stavamo parlando di suo cognato, Bagarella. Parliamo di... Lei, scusa un momentino, la sua versione è questa. Lei è da tanto tempo che non vede suo cognato. 14 anni circa. Quindi non sa nulla di queste lamentele di cui ha parlato Marchese. Sempre all'udienza che si è tenuta a Roma giorno 5. Lei era pure presente ed ha sentito... Il comportamento di Bagarella, secondo il Marchese, era quello. Guardasse, io conosco mio cognato non ha nessun motivo, nessuna ragione di lamentarsi di me, perché lui è per un processo, io sono per altri processi, quindi mio cognato, io non è che sono il presidente della Corte d'Assise o sono il presidente della Repubblica, che se mio cognato sempre si è lamentato, perché me lo lascia dire. Mio cognato non è persona di lamentarsi né di me e né di altri, perché sono tutte frantoni e tutte cose che dicono loro. Mio cognato è una gran persona seria, una persona per bene, un lavoratore. Ma può darsi che in questi 14 anni che lei non l'ha visto si sia deviato? Ma mi pare che ho detto ma. Mettiamo un ma però, signor Presidente. Però non bisogna stare a quello che dicono queste signore, perché queste signore quando parlano di mio cognato... Non solo che si dovessero lavare la bocca con l'aceto, ma finanche con la canteggina, signor Pubblico Ministero. Dovessero sciacquarsi la bocca per bene e poi parlare anche di mio cognato. Perché dice questo? Ma perché dico questo? Perché sono frantoni per me sono cose inventate da loro. Perché dice questo in particolare nei confronti di suo cognato? Cosa c'è? Perché suo se, cognato, mio cognato potesse deponere, certamente potessimo domandarlo a mio cognato se ha fatto questa lamentela oppure no. Se è vero oppure no, signor Pubblico Ministero, mi scusi. Suo cognato però, come sa, è latitante da molto tempo. Ma mio cognato si è sposato, io non lo so più. Mio cognato si è sposato per i fatti suoi, mio cognato è uscito di carcere, io non l'ho visto, si è sposato, quindi... Okay. Non so.
Però le posso assicurare, non perché mi costa, perché ho parlato con mio cognato, che sono tutte delle cose inventate da questi collaboranti, pentite. Qui c'è un contrasto. Ma purtroppo il contrasto lo fanno loro. C'è un contrasto, no, mi scusi. Lei dice di non avere avuto rapporti con suo cognato Bagarella da 14 anni. Che ho detto, è una mia supposizione. Dunque non può dire né che queste cose che lo riguardano siano vere, né che siano false. Ma tanto ho detto un minuto fa, lasciamo andare, loro dicono, ma dicono verità o dicono bugiarderia? Lei non lo sa. E mi dicono bugiarderia, perché conosco mio cognato da quando era piccolino, io mio cognato l'ho allevato come un figlio, signor Commissario, me lo lascia dire. Mio cognato era ragazzino, avevamo l'animale assieme, abbiamo avuto una società per 100 anni, quindi non conosco mio cognato. Mio cognato l'ho cresciuto da bambino, perché ce l'avevamo parecchi anni. E in questi 14 anni a che cosa si è dedicato? Ma sono dedicato perché io sono stato, signor Provost. Non lei, Bagarella. Lui è stato carcerato per un processo e quindi è uscito. Se è stato carcerato, probabilmente chi è stato pure carcerato sa qualcosa di più di Bagarella, di quanto non sappia lei, che non lo vede da 14 anni. Signor Pubblico Ministero, io questo non lo so se sanno di più o se inventano di più. Può essere che si inventano di più alle spalle di Bagarella. Certo, può essere. Lei ha usato la stessa espressione della bocca lì dell'aceto anche l'altra volta parlando dei corleonesi. No, ho parlato lì a Roma con il Mutolo, non entrava in questo processo, nel confronto. Dunque, Pino Leggio lo conosce? Sì. Come lo conosce? A parte che c'è una parentela e poi siamo stati nel processo a Bari assieme nel 1969, processo di Bari. Pino Leggio? Sì. Non Luciano, Pino? No, ho detto Pino Leggio, Pino. Era nel processo, sembra, con noi a Bari, che è terminato il 12, mi pare, se male non ricordo, il 10 giugno del 69, signor Pocosta. Forse lui è uscito un mese prima con... aveva fatto che 6-7 anni di carcere, è uscito. In che rapporti era lei con Pino Leggio? Ma rapporti di paesano e di carcerato, cioè. Ma avete avuto motivi di astio, di rancore? No, litigato? No, nessun astio, nessun rancore. E anche Pino Leggio avrebbe riferito a Marchese che la spiegazione del duplice omicidio dei fratelli Puccio stava proprio in questo tentativo di reazione organizzato e fratellizzato dai fratelli Puccio, così come ci hanno riferito gli altri, Marchese, Drago, eccetera. Ma questo che lo dice? Mutolo. Ma Mutolo, mi pare che disse il Presidente, in questo processo non c'entra. Quindi... No, rientra, come no? È stato sentito come testa. Lo ha detto in questo processo Mutolo. Allora se ci entra, Mutolo dice tante, disse ancora delle bugiarderie, Mutolo dice tutto quello che ci conviene. Mutolo dice Fenanche, signor Pubblico Ministero, che a me mi conosce al 74 a carcere, all'ottava sezione. Mutolo dice pure questo. Guardasse questo qua. Io vengo arrestato al 63 dicembre, sto 8 giorni a Corleone e rientro a carcere alla nona di Palermo, mi pare verso il 19 o il 20 di dicembre del 63, sto 20 mesi alla nona sezione, poi passo all'ottava, quindi sto quasi alla fine del 65, quasi. Eppure Mutolo dice che a me mi ha conosciuto a 74, quando ci faccio il confronto, dice vero, non mi ricordava, ma che importanza ha? Ma importanza che Mutolo parla e dice tante delle cose. Ma in verità siete stati col detenuto? Sì, però sì, siamo stati. Quindi non l'ha detto però, poteva dire a 65, alla fine del 65 e 66, come ho detto io. Io questo ho dichiarato. Ma importa 5 anni, 2 anni, 1 anno. Poi il Mutolo che cosa dice pure? Che nel 68 è parte del 69, principio del 69, ma lui passa del 68. C'è stato il triumvirato, Badalamenti. No, signor Pubblico Ministero, intendiamoci.
risponde alle sue domande, sì, però lei non può mettere a tacere l'imputato. Devo essere io nell'ipotesi in cui la domanda non la risposta non sia consona alla domanda. Che ci trova il triumvirato con la domanda che ho fatto io? Lo devo dire io se... Mi faccia venire il concetto di mutolo. Il concetto di mutolo... Aspetta un momentino, Rina. E allora, Pubblico Ministero, per cortesia, rifacciamo di nuovo la domanda. Sì, Rina, lei deve attenersi alle domande. La risposta deve essere... Deve rispondere lei alle domande, non deve divagare. Ma questa signora Presidente, domanda era se dice delle bugiarderie, mutolo, come un tempo precisa lì le bugiarderie di mutolo? L'ultima domanda era in che rapporto era il Rina con il Leggio e ha risposto alla domanda. Contestazione o acchiarimento della successiva domanda, Mutolo e Leggio avevano un rapporto di amicizia. Ma non lo so, risulta? Non lo so, a me non mi risulta, cioè perché io non ho visto più il Leggio dal 69. Ho capito. E quindi da quanto tempo non vede più Leggio? Da 69. Sa che fine ha fatto Leggio? Non lo so. Okay. Vabbè, ho finito, Presidente. E allora, domande, la difesa? No, nessuna domanda. Senta, Rina, una precisazione. Lei ha detto di non incontrarsi con suo cognato, Leo Luca Bagarella, da 14 anni. Circa, non precisiamo il mese o il giorno. Ma c'è stato un periodo, specie l'ultimo periodo prima della sua cattura, in cui eravate tutti e due liberi. Perché non vi siete incontrati? Ma guarda, signor Presidente, mio cognato si è sposato, ha detto, per i fatti suoi. Io, per motivi che non teneva contatto con la mia famiglia, cioè con la parte di mia suocera e con la parte mia di mia madre. Io, per esempio, non ho visto mia madre per decine e decine d'anni. E non mi incontrava con le mie sorelle, non mi incontrava con mio fratello e nemmeno mi incontrava con dalla parte di mia suocera. Però posso pure dire che dal momento in cui è successa la mia disgrazia, mia moglie è in casa di mia suocera, cioè quindi era un'altra, sì. Solo perché non vi siete incontrati in quel no momento. Non c'erano motivi di rancore di cose, signor Presidente, io tranquillo, non è stato per motivi di salvaguardia, come ho... Possiamo... Va bene, e allora, Tenente, possiamo far accompagnare Rina... Signor Presidente, nella buongiorno. Sua postazione. E allora, Pubblico Ministero, va bene la data del 16 di giugno per continuare e per eventualmente iniziare la discussione? 16. Va bene. E allora, Avvocato Fileggi. E allora, Pubblico Ministero, un 17, dobbiamo andare al 17. Il 16 siamo impegnati in altro processo. Presidente, io il 17 sono di turno, siccome un po'... Vabbè, eventualmente vi faccio cambiare il turno, se proprio non avete alcuna altra data. Il 16 abbiamo già rinviato un processo omicidio grosso, 16. Quindi dobbiamo fare il 17 o il 18. Il 18 ci sono esami a scuola per un giudice popolare. Pubblico Ministero, guardi, la mandiamo al 17 e vediamo, eventualmente ci facciamo sostituire. No, vabbè, Presidente, eventualmente mi faccio sostituire io. E allora, Avvocato Fileccia, abbiamo bisogno di parlare con lei nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato. E noi il giorno 17, secondo i programmi, inizieremo la discussione di questo processo, secondo i programmi. Quindi lei il processo continuerà intorno al giorno 18, 19, 20, dove deve parlare la difesa. Giorno 17. Si fa sostituire il 17? Sì, no, si fa sostituire in ufficio, perché essendo di turno interno per l'ufficio, si fa sostituire ad altro collega e viene a fare il processo. Si fa sostituire. No, io lo volevo dire io per avvertirla. E lei però, prima di che noi insomma, facciamo questo provvedimento, volevo chiedere una cortesia anche per un certo rispetto alla Corte e ai rappresentanti del Pubblico Ministero.
Se lei il giorno 17 è impegnato, ce lo vuole dire adesso in modo che noi possiamo premunirci di un difensore d'ufficio. Io l'agenda non ce l'ho ma allora ce lo fa sapere. Sì. E allora a questo punto il presidente. A questo punto il Presidente rinvia per continuazione all'udienza che sarà tenuta in quest'Aula il giorno 17 di giugno prossimo 21. Ore 9. Sto pensando tanto che il 17 di giugno sono a Porto Azzurro. Scusi avvocato, c'è udienza a Porto Azzurro. Eventualmente parlerà il pubblico ministero il 17, le daremo la cassetta e lei se la vede nel suo studio. C'è udienza del tribunale di sorveglianza di Firenze a Porto Azzurro. E avvocato Fileccia, c'è anche l'avvocato Mormino, se non erro, in questo processo. No. L'avvocato Tommaso Romano. No, presidente, Mormino è questo. Ancora questo risulta Mormino agli altri. E Rina, si vuole alzare un momentino? Oltre alla